hard every day. Not for fame or fortune do they strive, but the fruits of their labor are worth more than their pay. And it's time a few of them were recognized. Hello, Detroit auto worker, let me thank you for your time. You work a 40-hour week for a living, just to send it on down the line. Hello, Pittsburgh steel mill worker, let me thank you for your time. You work a 40-hour week for a living, just to send it on down the line. This is for the one who swings the hammer, driving home the nail. For the one behind the counter, ringing up the sail. For the one who fights the fire, the one who brings the mail. For everyone who works behind the scenes, you can see them every morning in the factories and the mills, in the city streets and the quiet country towns. Working together like spokes inside a wheel, they keep this country turning around. Hello, Kansas wheatfield farmer, let me thank you for your time. You work a 40-hour week for a living, but just to send it on down the line. Hello, big rig up and down the road. For the one out in the warehouse bringing in the load. For the waitress, the mechanic, the policeman on patrol. For everyone who works behind the scenes with a spirit you can't replace with no machine. Hello, America. Let me thank you for your time. Sulla musica relativa al ritmo, mentre per quanto riguarda
le altre discipline, ma così non andò oltre le ciglia. Come ho detto, l'opera è un dialogo tra un magister e un discepolo, ed è l'unico dialogo ostiniano in cui i personaggi non sono storici, ma anche se è chiaro che il pensiero del magister coincide con quello appunto del discepolo. La musica che si va a analizzare non è la musica intesa in senso moderno, bisogna andare a chiarire questo concetto. Infatti, all'interno del primo libro, proprio Agostino riprende la definizione baroniana di musica, ci parla di musica di scienza e animati. Scienza, appunto, come fascio organizzato di conoscenze certe che non può essere costituito da obiettivo di condizioni teoriche, modulando appunto da morte, il movimento o l'azione, il movimento ricercato di se stesso. Mentre l'avverbio bene è giustificato perché tale movimento deve essere adattato alla situazione di movimento. Quindi la musica viene spogliata del suo carattere sensibile ed estetico, che è appunto riuscita ad essere scienza, quindi fondata sulle leggi matematiche, sulle leggi del numerus. Numerus, che è un concetto molto importante all'interno della filosofia del Corano, soprattutto all'interno di questo scritto è una parola riccamente polisemica, perché non designa esclusivamente l'ente matematico, ma forma, costitutivo di conoscenza, legge eterna all'interno della mente di Dio attraverso cui Dio stesso crea il mondo. E la musica come la bellezza si fonda appunto sul numero, tanto è vero che è interessante fare un paragone con un'altra opera del Corano, più o meno dello stesso periodo, dell'era religiosa, all'interno del quale Agostino immagina un dialogo di ipotetico architetto e gli domanda appunto che cosa concorre a rendere bello un edificio, e questo gli risponde proprio l'armonia delle parti, la simmetria. La bellezza come la musica è fondata quindi sul numerus, e come bisogna essere capaci di cogliere all'interno delle cose sensibili la bellezza sensibile, per poi però rendersi conto che c'è qualcosa in più, c'è la cosiddetta bellezza intelligibile, a partire dai numeri che si trovano appunto all'interno della disciplina musicale, bisogna saper metabolicamente risalire per arrivare a cogliere quella che sono le armonie perfette. Questo ci dice Agostino. L'opera, diciamo che dalla critica è stata divisa in tre grandi settori. Il primo libro risulta essere quello in cui viene definito il carattere mitologico. A partire dal secondo, fino al quinto, la parte più propriamente tecnica, in cui ci sono sì spunti filosofici, ma non sono esplicitamente trattati, diciamo. Mentre poi, all'interno del sesto libro, che è quello a cui la critica ha dato più peso, abbiamo, e lo stesso Agostino ce lo dice all'interno della prefazione al sesto libro, il frutto di quelle che sono le analisi metriche dei cinque libri precedenti, appunto all'interno di questo scritto. Il sesto libro quindi si apre con un universo, con l'analisi del verso Deus Creator Omnium, ovvero Dio creatore di tutte le cose. I quattro drammi e i 12 tempi che costituiscono questo verso non si trovano solamente. Una domanda, diciamo, che deriva dalla vigna, quali sono le fonti? Allora, per quanto riguarda la definizione proprio di musica, scienza bene o male, probabilmente la critica ha indicato Bardone come possibile. Dopodiché, allora, per quanto riguarda invece ci sono alcuni concetti che rimandano anche ad esempio ad Aristotele, perché Agostino ci parla. No, di una fonte fondamentale è ignoranza, proprio perché ancora non sappiamo bene quali siano i risultati di paura di essere, diciamo, in cui parlano le confessioni, quindi a maggior ragione, diciamo, le fonti di un testo così tecnico come le musiche, proprio perché sia il professore che ti avete citato di storia. Io volevo spostare un attimo il discorso sulla missione del tempo, che non è più la temporalità originale, non è ancora ma sembrerebbe che Agostino conoscesse all'Aristotele, se abbiamo meno, che conoscesse la condivisione della concezione del tempo come numero di donne. E riferimento a quello che dicevo, il numero però rientra nella tria, come che ha il libro della sentenza, no? Che ha risposto secondo ordine, visto per peso, oppure per le musica secondo numero. Allora vogliamo dire che questa concezione della temporalità, diciamo, che cede
utilizzato nel 12° libro, si chiama Trattazione esplicita del tempo, raccontando praticamente all'anima, l'anima si distende del tempo, il senso anima che si distende attraverso la aspettazione, aspettativa delle cose future, la posizione delle cose presenti e la memoria delle cose passate. Diciamo che il discorso resta tuttora ancora aperto, però in un certo senso possiamo parlare di, da un lato, di due piani diversi, perché abbiamo appunto il tempo mentale, il tempo dell'anima, e dall'altro abbiamo il tempo cronologico, il tempo reale, lo scorrere appunto che diventa numero. E per quanto riguarda il rifarsi appunto ad Aristotele, che come abbiamo visto appunto c'era il tempo come numero, misura appunto il movimento, al passaggio del movimento da prima a poi, abbiamo anche delle interpretazioni moderne, ad esempio di Kurt Flash, un storico comunque tedesco, che ci parla appunto di Aristotele e di questo passaggio dal primo al poi, che deve essere comunque testimoniato da un ente che appunto mette la mente al mondo. Quindi in un certo senso, da un lato possiamo vedere ciò che ci dice questa all'interno delle musiche come un piano diverso rispetto a quello delle confessiones, dall'altro possiamo vedere in un certo senso come una sorta di teoria del tempo all'interno dell'undicesimo libro delle confessiones vista in maniera embrionale, non è ancora sviluppata. Ricordiamo che comunque questi sono i dialoghi che scrive Agostino, mentre le confessioni sono un libro più maturo della maturità. Daniela 104, del giudice Pasquale Pietro 103, Grippo Emanuela 102, Melodia Sara 100, Assante Luisa 105, Bellini Anna Paola 96, Cirillo Raffaele 107, Clemente Gianluca 110 e Lodi, Pascale Andrea 107, Patricio Alua 110, Rosano Alessia 110, Ruggiero Angela 110 e Lodi. Un applauso inutile, perché non è ancora proclamato il dottore. Con Filippo non lo so, presidente, e prendete la laurea. E prendete pure l'applauso.
proclamo Costanzo Daniele, del giudice Pasquale Pietro, ricco della novella, Melodia Sara, a Santo Luigi, Virginia Natale, Cirillo D'Andrea, Clemente Gianluca, Pasquale Andrea, Vicello Ato, Rosano Alessio, Giro, Angela, Giusto Tuzzi. Whisper in the sun.